buongiorno. Terza giornata di Fiera Cavalli Verona e cominciamo a risentire della fatica di queste lunghe giornate, ma anche del divertimento e della passione che ci muove tutti quanti. Siamo qui con una persona che è riuscita a fare della sua passione per i cavalli, per la cultura e per l'artigianato un motivo di vita e anche un lavoro. Simona Falorni, che viene da Arezzo ma ha le radici in Maremma. Ciao Simona. Ciao Maria Cristina. Grazie. Siamo emozionati. Molto. Siamo emozionati. Però a me piace averti qua perché tu sei una persona veramente che è riuscita a fare quello che io credo sia il progetto di tante persone che sono qui oggi in Fiera Cavalli, cioè a coniugare la passione con il lavoro e la vita di tutti i giorni. Tu ci sei riuscita anche grazie alle tradizioni della Maremma. Sì, tradizioni che ci siamo impegnati fortemente da tramandare a chi non ha avuto la fortuna di conoscere quello che abbiamo potuto vedere noi. E come si dice, prima che la memoria si scolori, cerchiamo di tramandare dei bei messaggi. Tu la memoria la custodisci veramente con amore ed è da tanto tempo, nonostante tu sei così giovane, che ti occupi di preservare, di mantenere vive le tradizioni di Maremma, anche attraverso il Museo del Buttero e quello che arriverà di questo museo, della collezione che state tenendo con cura tu e tanti altri amici. Beh, finalmente questo progetto si è fortemente concretizzato con la nostra associazione che è nata nel 2017, Associazione Buttero di Maremma, e finalmente il comune di Grosseto ha trovato un locale per fare il quarto museo di Grosseto e nascerà quindi il Museo del Buttero e delle Tradizioni di Maremma ad Alberese, e questo è un enorme successo anche per chi non c'è più e ci ha creduto tanto. Chi non c'è più però tu lo ricordi in un modo speciale, perché tutti i modelli delle tue giacche, dei tuoi abiti, dei tuoi gilet portano il nome di qualche persona che è importante per il mondo della monta da lavoro tradizionale, dei butteri, della Maremma. È vero, mi piace ricordare in un modo, diciamo, singolare le persone che qualcuno ha potuto conoscere e qualcuna voglio che non venga mantenuta la memoria. I pantaloni, per esempio, che porta Manuele sono dedicati ad un grande cavaliere e a un grande uomo di cavalli che mi ha dato tanto, che è Marco Roghi, un veterinario del Palio che porterò sempre nel cuore, e molti altri modelli che piano piano scopriremo. Marco Roghi era un medico veterinario famoso sì perché si occupava dei cavalli da palio, una delle persone che hanno contribuito a realizzare il protocollo del mezzo sangue da palio, oltre che un uomo di endurance e di cavalli, quindi... Buongiorno, ma tu lo ricordi, ma non ti vergogno a portare un paio di pantaloni che sono intitolati a Roghi? No, non è vero, Manuele Baffetti non si deve vergognare di niente perché è un grande cavaliere. Ciao Manuele. Ciao Cristina, anche quest'anno siamo qui. Esatto, esatto, esatto. E sei qui oltretutto per aiutare un nostro grande amico. Sì, quest'anno non ho portato il mio cavallo, ma sono in fiera per aiutare Fede, che ha uno spettacolo in libertà con 8 cavalli di 3 razze diverse, e è una cosa bellissima perché sono tutti cavalli nostri, diciamo, maremmani, tolfetani e monterufolini. E la cosa bella secondo me tra me e Fede è che siamo uno buttero della Maremma laziale, uno buttero della Toscana, e siamo come fratelli. Lui è toscano e lavora con i tolfetani e maremmani, io laziale lavoro anche con i maremmani, quindi l'amicizia vince su tutto. Siamo come fratelli con Fede, quindi è bello così. Infatti è come se lo avessimo qua con noi, con te. State comodi si sta comodi con un buon gilet e un buon paio di calzoni addosso? Penso che devo dire proprio di sì, no? Mi sa che ti tocca, Emanuele. Ebbene sì, no, veramente... Spettacolari, spettacolari. Simona, io ti ringrazio perché oltretutto non l'abbiamo sottolineato perché si vede già abbastanza, ma il fatto che tu sia una donna che è riuscita a realizzare questa cosa, cioè di unire, di cucire insieme la passione con la storia, con la cultura, è molto molto bello, perché questa ragazza non soltanto realizza capi che ricordano la tradizione di Maremma, monta una cavalla maremmana
e quindi è veramente immersa in questa cultura dall'inizio alla fine. Noi siamo molto felici di averla con noi, quindi grazie Simona. Ti ho portato due doni oggi. Oh mio Dio. Uno, te l'avevo promesso, sì, la tradizione del mitico fazzoletto. Bellissimo, questa è una cosa bellissima. Stampare. Dovete sapere che una volta, anche nella cultura contadina, c'erano sempre nell'abbigliamento, per preservare il colletto delle camicie che non si consumasse, si portava il fazzoletto da collo, che una volta era anche uno strumento di reclama, di pubblicità, era una sorta di pubblicità, sì, per tante cose. E usava anche farlo, soprattutto quando venivano fatte degli eventi piccoli di paese, delle passeggiate o degli eventi di questo tipo, e ho voluto riportare alla luce anche questa di tradizione. Bravissima Simona, grazie, questa è una cosa che mi rende felice. E questo è un evento che abbiamo fatto con l'associazione La Bardella Maremmana, con cui portiamo in giro per l'Europa le tradizioni di Maremma, e abbiamo fatto nella nostra terra il giro del lago di Bolsena. Ti ringrazio, perché li adoro e quindi lo metterò con molto orgoglio, grazie. Un ultimo, poi noi scappiamo. Vi lasciamo scappare? Nicole Ciscato, in collaborazione con me, ha fatto un calendario dedicato alla Maremma, e chi volesse acquistare e donare per Natale questo calendario è disponibile sulle nostre pagine di Etrusco, Autentico Stile Toscano. E questa è la tua copia. Grazie, e adesso so dove appenderla, in scuderia ovviamente vicino ai cavalli. Grazie Simona. C'è anche Federico e Emanuele, naturalmente non potevano mancare. Nel paginone centrale sicuramente. Vi ringrazio entrambi, grazie Emanuele, grazie. Ciao.